Buon pomeriggio a tutti, oggi siamo qui per fare la presentazione del curriculum innovazione Cyber Salad 2023-2024. Il curriculum innovazione è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, tuttavia anche su richiesta è stato adattato agli altri gradi di formazione, ad esempio la scuola primaria. Il curriculum ha una durata di 15 ore di lezioni online, di stampo pratico e teorico, con un'ora poi di sportello ogni mese per aiutarvi nella gestione comunitaria sia dei kit Green FEM, che poi andremo ad analizzare successivamente con più attenzione, ma in generale di tutti i sistemi di coltivazione idroponica che vorrete adottare per la vostra didattica della sostenibilità. Naturalmente il corso prevede poi successivamente alla fine, diciamo, del percorso, un attestato di partecipazione che segnala appunto la buona riuscita e l'acquisizione delle competenze che ci prefiggiamo, insomma, di formare. Io sono Andrea Giro, sono il docente di questo corso. Qua potete vedere alcune, diciamo, delle mie competenze. Il curriculum è alla terza edizione e di conseguenza vi fornisce una serie di documenti, anche integrazioni, insomma, validate da anni di attività con le scuole che finora hanno partecipato e hanno formato una forte comunità. Perché questo curriculum è innovativo? Perché dovreste seguirlo? Il curriculum Cyber Salad permette di estrapolare, imparare ad estrapolare informazioni complesse sulla gestione uomo-pianta attraverso un sistema idroponico, attraverso l'ausilio di sistemi sensoristici digitali. L'approcciarsi al concetto di sostenibilità, infatti, in maniera quali quantitativa è importante per imparare a capire ed elaborare proprio il concetto di sostenibilità in funzione dello sviluppo sostenibile. Inoltre, l'intero percorso prevede un approccio challenge-based che permette naturalmente agli studenti e agli stessi docenti di essere coinvolti maggiormente e applicare quelle conoscenze teoriche e pratiche, trasformandole poi successivamente in competenze. Applicare quindi processi, di coltivazione, in questo caso attraverso coltivazione idroponica, infatti permette di mettere in gioco una serie di abilità in campo della biologia, della chimica e della matematica. Sistemi idroponici rispondono a una necessità della scuola, anche delle scuole e dei docenti, di avere una attività di docenza, di insegnamento efficace in maniera, diciamo, smart, senza andare a gravare ulteriormente sulla gestione e manutenzione ordinaria, ad esempio, di quelli che sono gli spazi comuni o eventualmente quelli che nelle scuole primarie vengono già utilizzati con maggiore frequenza, ossia gli orti didattici, che naturalmente richiedono una gestione molto complicata da un certo punto di vista da parte della scuola e dal docente stesso. Alcuni casi di idroponico, fra cui appunto Cyber Salad, da cui prende questo curriculum, è un impianto, come potete vedere, NFT e fa parte dei kit che FEM ha sviluppato in questi anni proprio per permettere l'introduzione di questa tecnologia applicata all'insegnamento. Andiamo intanto a vedere il contesto, come mai è fondamentale introdurre, insomma, questo approccio metodologico. Perché l'Europa già nel 2020 ha preso, insomma, con il Green Deal, la consapevolezza dell'importanza dell'educazione alla sostenibilità attraverso un processo che poi vedete qui, un processo reiterativo che permette una trasformazione sociale attraverso un processo di educazione che deve essere riversato proprio nei curriculum nazionali.
importante andare a valutare non solo l'educazione alla sostenibilità, ma soprattutto l'educazione allo sviluppo sostenibile. Questi due aspetti sono diversi da un certo punto di vista. Infatti, l'educazione alla sostenibilità è un'educazione legata alle scelte individuali, mentre l'educazione allo sviluppo sostenibile implica imparare competenze proprio per fare in modo di essere attori nel futuro di questo cambiamento. Fra gli altri obiettivi, naturalmente, è la trasformazione dell'apprendimento e soprattutto dell'ambiente di apprendimento. E quindi imparare a gestire sistemi di coltivazione idroponica hanno la funzione naturalmente di andare a modificare quello che è l'ambiente di apprendimento. Basti pensare al bandi che il Ministero ha messo in campo con il PNRR, fa capire che l'attuazione di queste misure europee stanno proprio diciamo, prendendo atto. Stanno diventando reali in questi anni, in questo biennio, potremmo dire, dal 22 al 24, sia per quanto riguarda la formazione, sia quanto riguarda proprio l'acquisizione di tecnologie per andare a modificare quelli che sono l'ambiente scuola. Quindi costruire un ambiente di apprendimento multidisciplinare, project based, come il curriculum CyberSalad, o con gli esempi che noi andremo a vedere, studiare, apprendere attraverso il curriculum CyberSalad, risponde proprio a queste necessità che la scuola italiana, la scuola europea si è dato per i prossimi anni, fino al 2030. In questo senso, gli educatori, noi tutti, noi docenti, siamo chiave per questa transizione. Infatti, bisogna andare a cercare di potenziare e mobilitare i giovani sulla comprensione e valutazione della complessità di ciò che significa sviluppo sostenibile e di conseguenza insegnare e trasformare queste competenze poi successivamente nella capacità appunto di scelta e di promozione anche di tecnologie proprio legate allo sviluppo sostenibile. In questo senso, ve l'ho già detto, ve l'ho già raccontato, c'è una forte differenza fra educazione alla sostenibilità legata sostanzialmente alle scelte, ad esempio, personali. Faccio un esempio, la riduzione del consumo, ad esempio, di carne. Potrebbe essere una scelta personale legata alla sostenibilità, rispetto a proprio allo sviluppo sostenibile. Perché? Perché lo sviluppo sostenibile vuole generare input di competenza. E in questo senso, questo curriculum va proprio a visionare quelle che sono le competenze che noi possiamo apprendere attraverso un sistema di coltivazione idroponica. Quali competenze andremo ad approfondire, andremo a comprendere in questo curriculum? Utilizzare strumenti digitali per l'acquisizione di dati chimico-fisici. I sistemi idroponici che andremo a vedere, studiare e impareremo anche a realizzare attraverso le lezioni pratiche, prevedono l'utilizzo di sistemi digitali molto semplici, legati alla tecnologia, alla piattaforma Arduino. Questo fa sì che all'interno di un quadro, diciamo, agronomico, chimico e biologico si inserisca anche le attività digitali, ad esempio di analisi dei dati, valutazione di questi dati e quindi riuscire a capire come il monitoraggio sia funzionale poi alla decisione, alle capacità proprio decisionali di chi va poi ad operare nel campo della sostenibilità. L'altra competenza che andremo poi a sviluppare sarà elaborare procedure per la gestione di protocolli chimico-biologici. Infatti, i sistemi idroponici
prevedono ad esempio la realizzazione di soluzioni nutritive che si basano sulla formulazione di soluzioni nutrizionali a partire da sali semplici. E a seconda delle necessità, potremmo dire, fisiologiche della pianta durante la crescita. E in questo senso andare ad inserire protocolli appunto molto semplici, chimici, fa sì che lo studente comprenda quelle che spesso sono solamente delle nozioni, delle conoscenze teoriche, poi nelle ricadute pratiche in un sistema che poi gli dà come output finale la crescita in salute della pianta. Gestire sistemi di coltivazione semplificati. Questo è valido sia per lo studente, naturalmente, sia per il docente. Ossia, andremo a imparare come gestire in generale un sistema di coltivazione semplificato, di idroponico. Questo permette sostanzialmente, noi abbiamo fatto l'esempio di qualche dei nostri kit, vi ho presentato il kit Cyber Salad, prodotto da FEM in collaborazione con il nostro distributore C2. Ma naturalmente le scuole, molte scuole si erano già dotati di sistemi di coltivazione idroponica, o possono eventualmente costruirli, autorealizzarli. Bene, questo corso vi permette non solo di capire quali sono le fondamenta, potremmo dire, per la realizzazione di un sistema di coltivazione idroponico semplificato, ma anche di come gestire eventualmente un impianto che voi avete già a disposizione all'interno del vostro istituto. Seconda slide che ci fa vedere quali competenze, vedete, sono molteplici le competenze che andremo a sviluppare, ad imparare in questo corso. Beh, comprendere naturalmente attraverso un percorso che è sperimentale, generativo, quelli che sono i cosiddetti indici complessi per la valutazione della sostenibilità ambientale. Infatti, la complessità gioca un ruolo importante in quello che è la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile. Spesso e volentieri non si riesce a comunicare in maniera efficace attraverso un sistema esperienziale quello che è proprio il rapportarsi con la complessità. Beh, un sistema di coltivazione idroponico fa sì che lo studente, il docente si mette in gioco completamente attraverso un sistema che appunto tiene in conto le piante, il rapporto fra l'uomo e le piante, il rapporto fra l'uomo, le piante e l'ambiente. Inoltre, tutto il processo è un processo che si basa naturalmente su un approccio di metodo scientifico, e questa è una delle competenze che sono trasversali, che vengono poi sottolineate come chiave per la formazione europea, della sostenibilità da qui appunto al 2030. Quali sono i vantaggi della coltivazione idroponica? Come mai FEM in questi anni ha cercato di puntare sulla educazione innovativa attraverso i sistemi idroponici e i sistemi idroponici digitali? Prima di tutto, il primo punto è che semplifica la gestione degli orti. Gli orti e la didattica attraverso gli orti, potremmo dire, non è una novità all'interno della scuola italiana, non è una novità nel panorama della didattica. Tuttavia, il sistema di coltivazione idroponico fa sì che quelle che sono le quotidiane, potremmo dire, mansioni da effettuare nell'orto siano decisamente semplificate. I cicli culturali sono molto più brevi, di conseguenza si possono fare molte più esperienze, molte più ripetizioni. Si può mettere in campo veramente un'attività di ricerca forte e slegata soprattutto alle condizioni, ad esempio, meteo, che nel caso degli orti, beh, spesso e volentieri sono difficoltose, soprattutto nei contesti, in molti contesti, ad esempio nel nord Italia. Inoltre, coltivare, abbiamo visto, è generativo di molteplici laboratori. In questo curriculum ci saranno degli esempi pratici di laboratori, vi darò appunto documenti, nella piattaforma online troverete contenuti proprio per l'allestimento di laboratori a partire proprio, o di idee sostanzialmente di laboratorio, a partire proprio dai vostri sistemi di coltivazione.
Inoltre, attraverso l'utilizzo di sensori digitali che utilizzano la piattaforma Arduino, beh, il sistema è sostanzialmente un sistema che ha una facilità di gestione, un sistema libero, si trovano molteplici informazioni anche proprio di programmazione attraverso piattaforme open. Quindi semplifica anche il lavoro del docente che, ad esempio, non è abituato a lavorare, ad esempio, con il campo, potremmo dire, dell'informatica. Inoltre risponde a queste 4S, noi ci siamo dati delle 4S, nel senso semplice, i nostri sistemi idroponici sono semplici da utilizzare, sono scalabili sia da un punto di vista proprio di quantità, potremmo dire dimensionamento del sistema di coltivazione, sia scalabili nei vari livelli di istruzione, tanto nella secondaria di primo grado, tanto nella secondaria di secondo grado, sia nella primaria. Naturalmente, la scalabilità dell'insegnamento, naturalmente, lo vedremo, deve essere poi mediato, naturalmente, da quella che è poi la libertà, naturalmente, del docente. Sicuro perché i sistemi idroponici non vanno ad creare sostanzialmente problemi legati alla gestione, ad esempio, di rifiuti, potremmo dire, non crea problemi nella gestione della sicurezza, potremmo dire, all'interno della scuola. È sostenibile perché è sostenibile da un punto di vista di costi, tanto per quanto riguarda i costi di gestione, sia per i costi proprio di sostenibilità, ad esempio, di acqua ed fertilizzanti. Come si struttura l'offerta del nostro curriculum? È un curriculum che prevede contenuti formativi online, sempre disponibili dal docente, le nostre lezioni saranno registrate e saranno disponibili sempre in piattaforma. Quindi non preoccupatevi, gli appuntamenti li andremo a vedere, saranno 6 più i workshop, ma naturalmente, considerando naturalmente gli impegni scolastici che tutti i docenti hanno, beh, nel momento in cui doveste saltare, non preoccupatevi, le nostre registrazioni saranno sempre a vostra disposizione. C'è un accompagnamento dedicato sia da un punto di vista contenutistico, sia da un punto di vista proprio di, potremmo dire, reperibilità da parte dei nostri docenti. Io in particolare, da un punto di vista agronomico, di gestione, sia della didattica, sia del sistema idroponico in senso più largo, sia i nostri esperti, ad esempio, per quello che è il supporto digitale. Ci saranno disponibili delle sperimentazioni applicative, dei workshop dove noi effettivamente andremo a accompagnare quella che è l'attivazione di un sistema di coltivazione idroponico e naturalmente sono sempre a disposizione materiali come piattaforma, diciamo, dei contenuti, diciamo, delle lezioni online, materiali di approfondimento che vi saranno dati proprio per andare a personalizzare le vostre esperienze con la vostra classe. Così importante è che dopo 3 anni di corso, beh, abbiamo creato una fortissima comunità legata a questo curriculum, legata all'educazione attraverso i kit, potremmo dire, di FEM, attraverso i sistemi di coltivazioni idroponiche fuori suolo. Di conseguenza, in questa comunità voi troverete il supporto non solo di noi esperti di FEM, ma anche di altri docenti che hanno intrapreso il percorso prima di voi e che condividono le proprie esperienze, le proprie difficoltà, le proprie vie, potremmo dire, didattiche con voi. Questo è una forte possibilità, potremmo dire, per creare proprio poi il vostro miglior sistema di insegnamento con le vostre classi. Adesso andiamo a presentare un po' come si strutturerà
il nostro corso. Il curriculum Cyber Salad prevede due, diciamo, attività di formazione. La prima parte potremmo dire, primo quadrimestre, primo trimestre, vedete un po' come a seconda naturalmente di come si orienta la vostra scuola. Beh, inizia il percorso venerdì 6 ottobre con il modulo 0, il kick-off, in cui andremo a introdurre il concetto di sostenibilità in agricoltura e andremo a capire come il curriculum Cyber Salad si può inserire nelle varie traiettorie interdisciplinari. In particolare, ad esempio, nella creazione di un'UDA interdisciplinare, ad esempio legato all'educazione civica. Successivamente, lunedì, quindi il 6, ci incontriamo per questo primo incontro. Successivamente, gli incontri saranno di 2 ore. Lunedì 9 ottobre partiamo subito con il primo modulo, in cui andiamo in profondità su cosa sono i sistemi di coltivazione idroponica. Successivamente andiamo a valutare vari aspetti di come gestire correttamente un sistema di coltivazione idroponico attraverso l'acquisizione, ad esempio, di dati chimici e fisici, andremo ad imparare come effettuare un monitoraggio biologico sperimentale e come questo si può inserire in un'attività proprio sperimentale con la vostra classe. Andremo poi a concludere a novembre, 6 novembre, col quinto modulo, l'ultimo, la creazione di indici complessi. Se nelle lezioni precedenti andremo ad analizzare i singoli dati, beh, nell'ultimo modulo andremo a lavorare e a tirare le somme di tutti questi di queste variabili per la creazione di un indice che ci permette effettivamente di capire come la coltivazione idroponica possa effettivamente rispondere a quei principi di sviluppo sostenibile in campo proprio ambientale e agroalimentare. La gestione agronomica verrà invece affrontata in due workshop separati. Questi saranno molto applicativi, come tutti i workshop devono essere, e qui, lunedì 13 novembre e lunedì 24 novembre, andremo proprio a partire da zero, andremo a costruire quelli che sono tutti i vari passaggi proprio per mettere in atto, per far partire un sistema di coltivazione idroponico. Quindi anche chi effettivamente magari non ha a disposizione in quel momento, all'inizio del corso, un sistema di coltivazione idroponico, bene, finito il corso, avrà la possibilità di anche realizzarlo anche durante proprio il corso. Quindi non preoccupatevi, non vi spaventate se non avete a disposizione in questo momento un sistema, ad esempio, di coltivazione idroponico da utilizzare. Qua potete vedere un po' di quelli che sono i nostri output che ci aspettiamo. Ad esempio, questo è un sistema che noi abbiamo utilizzato, costruito, autocostruito in maniera molto semplice nella nostra sede di FEM, ma anche in alcune scuole che hanno sposato il progetto Cyber Salad. Al contrario, qua potete vedere ad esempio invece quello che è il kit che FEM ha sviluppato, quindi un pacchetto potremmo dire già disponibile. Beh, come questo ce ne sono molteplici, quindi potete effettivamente sbizzarrirvi e trovare la soluzione migliore per la vostra scuola che sia compatibile naturalmente con questo corso. Troveremo il tempo, naturalmente questo corso ha al suo interno, potremmo dire, approfondimenti legati ai kit FEM. Questi kit FEM sono, ad esempio, Ortuimo Plus e Green Air Explorer, sono sempre sistemi di coltivazione fuori suolo. Non preoccupatevi, anche qui se non avete a disposizione questi kit non è essenziale. Perché? Perché le informazioni, le competenze, le conoscenze che sono applicate a questi kit, beh, sono, potremmo dire, universali e vi permettono sostanzialmente di andarla ad adattare a tutti i sistemi di coltivazione idroponico a disposizione o che vorrete
costruire. Naturalmente, per quanto riguarda poi maggiori informazioni, approfondimenti, io rimando naturalmente alla mia mail personale o ai contatti info@wonderfuleducators.it. Nel caso ci siano adesso delle domande, so che nella chat mi verranno girate, quindi per qualsiasi ulteriore domanda, curiosità, io sono qui disponibile per approfondire questa presentazione, spiegarvi nel merito il curriculum, se siete curiosi, se vi ho incuriosito. Intanto vi ringrazio. Perfetto, allora stanno arrivando delle domande. Gina, il corso a pagamento? Sì, il corso è a pagamento. Ci sono per queste informazioni, adesso sicuramente Letizia che mi affianca come moderatrice, vi girerà il link per quanto riguarda poi potremmo dire, catalogo. Naturalmente c'è una variazione a seconda ci sia l'iscrizione del singolo docente o dell'intera scuola, dell'intera scuola, ossia di un gruppo di docenti. Noi invitiamo anche proprio a formare un gruppo perché poi è nella multidisciplinarietà anche dei docenti che poi appunto si realizza al meglio questo corso è proprio l'attività di docenza della sostenibilità. Allora, vorrei avere un'idea dei costi delle attrezzature necessarie. Ok, Marzia. Allora, grazie per la domanda. Allora, come ho detto, noi come FEM proponiamo naturalmente, abbiamo anche qui in catalogo, ma sono un'opzione opzionale, scusatemi la reiterazione, i nostri kit che hanno un vantaggio, ossia hanno un pacchetto che prevede i contenuti didattici, ossia delle UDA dedicate, all'incirca un 40 ore di UDA dedicate, più l'inserimento già nel pacchetto di quello che sono la parte sensoristica. Quindi il sistema di coltivazione idroponico vi arriva con il sistema anche di monitoraggio digitale e tutti i sistemi, ad esempio, di dashboard dedicati per la visione e l'estrapolazione dei dati sensoristici online. Conseguenza è un pacchetto, potremmo dire, completo da un punto di vista appunto sperimentale. Al contrario, i sistemi di coltivazione idroponici si possono trovare molteplici soluzioni, c'è la possibilità, lo vedremo durante il corso, anche di autocostruirselo attraverso sistemi, potremmo dire, strumenti facili, facile reperimento, insomma, a seconda di cosa si sceglie, ad esempio di un floating system, ma sostanzialmente un sistema che prevede una vasca e un sistema flottante, quindi potremmo dire si autocostruisce con una poca naturalmente necessità di fondi, oppure, come ho detto, questo curriculum vi permette sostanzialmente di applicarlo, di applicare le conoscenze e le competenze con anche sistemi di coltivazione idroponici che si possono trovare tranquillamente a mercato. Quindi basta, per avere un'idea dei costi, basta girare su uno dei più grandi, diciamo, distributori di cose,
potremmo dire, del mondo che è Amazon, e lì si trovano varie tipologie di idroponici, dal floating all'NFT, che possono essere tranquillamente utilizzate per questa tipologia di esperienza sperimentale. Naturalmente, in questo caso non viene correlato da quella che è la parte sensoristica, la parte di monitoraggio. Beh, nel caso, ad esempio, voi siate, ad esempio, un istituto tecnico che ha un indirizzo informatico, beh, molto probabilmente all'interno della vostra scuola c'è sicuramente la competenza e la strumentazione, ad esempio come Arduino, per andare a realizzare un sistema di monitoraggio. Quindi eventualmente, come vedete, è scalabile anche da questo punto di vista, a seconda proprio delle necessità della singola scuola. Spero di, Marzia, averti risposto. Mi sta scrivendo. Nel caso, ok. È possibile usare la carta docente, Patrizia? Sì, certo. Il corso, anche la certificazione, l'attestazione è attraverso Sofia. Quindi a tutti gli effetti è un corso di formazione riconosciuto, dove si può utilizzare la carta docente. Frattempo bevo, se ci sono altre domande che vi vengono in mente. Bene, allora vedo che in questo momento non ci sono altre domande. Allora, io vi rimando quindi ai nostri prossimi incontri. Lo ricordo, il curriculum, Maria sta scrivendo, allora perfetto, io comunque mi prendo tempo aspettando Maria. Nel frattempo vi dico che appunto i corsi inizieranno a ottobre. In questo momento, giusto perché siate informati, si stanno attivando, si attiva c'è una nuova tranche della formazione per quanto riguarda il PNRR, proprio dedicata alla formazione studenti, formazione docenti. Non sono ancora state ben definite da parte del Ministero le linee guida. Quindi c'è tempo, probabilmente verranno definite nel mese di settembre. Il corso, come vedete, inizia ad ottobre, quindi c'è eventualmente la tempistica per proporre appunto questa attività, non solo come singolo docente, ma anche all'interno della vostra istituzione scolastica. È un'opportunità appunto legata proprio alla formazione PNRR in prossima uscita. Le scuole hanno già i fondi, le linee, diciamo, guida stanno arrivando, quindi è un'opportunità anche questa per voi. Ho visto Maria scritto, tutto chiaro, la scuola, le decisioni di gruppo di progetto, grazie mille, esatto. Eh sì, no, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Insomma, sappiamo sempre settembre è un momento appunto di anche entrata di nuovi docenti, adesso insomma di nu nuove nomine, quindi insomma c'è tutto questo mese per ragionare, confrontarsi e poi noi siamo qui. I contatti info@wonderfuleducators.it, oppure potete scrivere direttamente a me, Andrea G,
chiocciolafem.digital. Per ulteriori informazioni, per eventualmente consigli, o perché no, se qualcuno ha già un impianto idroponico in casa, potremmo dire nella propria scuola e non sa come attivarlo, nella mail mi mandate le informazioni, mi mandate una foto, lo allegate e io vi dico bene se possiamo partire da quello. Perfetto, grazie, grazie Maria. Bene, se non ci sono altre domande, beh, io vi ringrazio per il tempo. Siamo stati, diciamo, brevi, spero appunto di essere stato chiaro. Ci saranno ulteriori, naturalmente, momenti di confronto. Vedo Marzia sta scrivendo, non so se ci sono ulteriori domande, se no. Nel caso, bene, sono contento. Bene, possiamo allora salutarci. Vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo presto. Grazie.